Cari amici, ben ritrovati e buon inizio di settimana a tutti. Guardiamo insieme anche per oggi la situazione meteoclimatica. Così come previsto, è arrivata questa notte sull'Italia la perturbazione che aspettavamo e sta transitando abbastanza rapidamente con fenomeni da ovest verso est. Nel corso della giornata i temporali interesseranno le coste tirreniche ed il nord-est e stasera anche le coste sicule e calabresi. Sulla nostra provincia previste nuvolosità innocua, anche se nel pomeriggio ed in serata sono possibili isolati piogge. Le temperature si manterranno sui valori dei 27 gradi le massime e minime di 18. I venti di debole intensità soffieranno da sud-sud-est ed il mare nello stretto di Messina sarà tra il poco mosso ed il mosso. Sul versante tirrenico nuvolosità compatta ed anche qui nelle ore pomeridiane sono possibili brevi piovaschi alternati a schiarite. Le temperature si manterranno sui 27 gradi diurni e minime di 19 nella notte. Venti moderati soffieranno da sud-est, ruotando nella sera da sud-sud-ovest di debole intensità, ed il Mar Tirreno sarà mosso. Ed anche sul versante ionico possibili piogge deboli accompagnate a schiarite. Le temperature si porteranno sui 25 gradi diurni e minime di 17 nella notte. Venti moderati soffieranno da sud-est ed il Mar Ionio sarà mosso. Nella giornata di martedì 16 ottobre il miglioramento al nord-ovest e sulle centrali tirreniche resta ancora perturbato sull'estremo nord-est con deboli piogge, ma con tendenza a miglioramento. Ancora instabile al sud, specie su basso Tirreno e Puglia, con rovesci e qualche temporale, ma con tendenza anche qui a miglioramento. Sulla nostra provincia invece mattinata all'insegna del cattivo tempo, con fenomeni a carattere di pioggia. Le temperature si porteranno ai 25 gradi diurni e 21 nella notte. I venti di debole intensità soffieranno da nord e nord-ovest ed i mari saranno poco mosso sia il Tirreno che lo Ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani.